Ciao a tutti, benvenuti su Meiji Allora, prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e di commentare se vi va. Allora, vi ringraziamo tantissimo per il supporto, abbiamo raggiunto i mille video, e è già uscito, uscirà un video di ringraziamento appunto per questa cosa qua e grazie a voi ci avete permesso di portare avanti il progetto fino a questo punto, siamo veramente contenti e continueremo così, anzi cercando di migliorare. Allora, se volete dare un contributo al appunto al progetto, eh, potete iscrivervi su YouTube al costo di 0,99, 1,99 o più, ehm, e avrete la risposta prioritaria ai Keep or Sell. In più, potete abbonarvi su, YouTube, su Amazon con Amazon Prime Video se siete veramente tantissimi. Abbiamo fatto il nostro primo giveaway e abbiamo regalato un uro agli abbonati di uh, Twitch. Quindi, se avete Amazon Prime Video, è gratuito, ricordatevi solo di. Um, rinnovarlo di mese in mese sempre gratuitamente se è il vostro primo abbonamento allora detto tutto questo oggi parliamo della seconda parte della nostra top 10 delle carte che vedremo bene in modern dal legacy allora um, ci sono delle carte che sono che sono um, uh, modern friendly diciamo così e, però non sono legali quindi secondo me questa classifica può essere veramente un monito per discutere di un argomento interessante. Quali carte si potrebbero integrare bene? Come vi ho già detto nella parte 1, eh, non abbiamo messo le carte che tutti vi aspettate, quindi forse Will, Wasteland, tutte queste carte qua, Brainstorm, perché sono carte che oggettivamente andrebbero a, a disequilibrare il formato. E no, la Wizard non farà mai una cosa del genere, lo farà solo se non disequilibra il formato troppo. Ehm. Uh, in questo momento, tra l'altro, il modern non ha particolari problemi, quindi anche andare a mettere quel tipo di carte sarebbe una cavolata. Quindi queste, queste carte sono eh, molto più, ehm, appunto, integrabili in archetipi specifici. Oppure semplicemente ci sta che siano legali, poi magari uscirà qualche deck che puoi giocarle, oppure no. Allora, al quinto posto abbiamo gli Wish, non solo il Cunning, ma tutti i Wish. C'è un ciclo di 5, 5 di, di queste carte, che ci permette di prendere una tipologia di carta specifica dalla nostra side. In questo caso, Cunning Wish è un instant che ci permette di prendere appunto un instant dalla nostra side e costa 3 mana. Allora, la carta è ovviamente forte, però non è che possiamo giocare una side di soli instant, non, non avrebbe senso, quindi. Ehm, è molto più restrittivo rispetto a Karn che ci prende gli artefatti. Perché gli artefatti eh, possiamo mettere tanti cast in costi diversi e che fanno tante cose diverse. Gli instant anche, però, sono instant, sono proprio instant. Cioè, mm, non è detto che sempre vogliamo una carta instant. Magari se vogliamo una creatura, eh, un instant che fa una creatura, di solito non è performante, per dire. E, mm, comunque, la, le carte in sé, Wish in sé sono giocabili in uh, Modern. Tra l'altro ci sono già il Glittering Wish, che prende la multicolore, che gioca un archetipo ogni 50. Um, poi appunto Karn, che prende gli artefatti, quindi in realtà questa tipologia di uh, uso delle carte di Magic è già presente in Modern e non è troppo rotta. Quindi io ci vedrei bene tutti i Wish, poi al massimo se il blu è da bannare, lo banni il blu e basta, cioè... Però, almeno gli altri li lasci. E se uno vuole giocare il rosso per prendere una sorcery dalla side, pagando due sorcery, può farlo, e va bene così. Allora, quarto posto, Goblin Welder. <ride> allora, questa è una carta che chiunque giochi a Magic da tanti anni adora. Quasi tutti L'adoriamo adoriamo. 1 1 costo uno E la tappiamo. Ehm, scegliamo un artefatto. Ehm, che controlla un giocatore. Un artefatto che un, quel giocatore ha nel cimitero. E li scambiamo. Semplicemente li scambiamo, quindi uno viene sacrificato e va nel cimitero e l'altro va nel, nel campo di battaglia. E, mm, allora, la carta è molto forte, si presta anche ad usi uh, particolari, nel senso che possiamo fare... Uh, terra lui, terra uh, un qualsiasi looter che ci permette di scartare, colosso i blightsteel, uh, mox ambra uh, e scambio e, e all... Uh, il colosso di Black Steel in campo. <ride> Però stiamo parlando comunque di una combo che si basa solo su questa carta. E, mh, veloce, ma strafragile perché basta fare un Fulmine, una Solitude su Goblin Welder è definita lì. E quindi io vedrei bene questo tipo di carta. Tra l'altro, queste strategie artefatto. Sono sottodimensionate sotto in modern in questo periodo storico. Quindi per dargli anche un bust, eh, metterei Goblin Welder assolutamente. Ci può stare. Allora, terzo posto per una carta invece su cui ho dei dubbi. Però la amo talmente tanto che la vorrei vedere in Modern. Per poi valutarla. Ed è Caval Therapy. Allora, la carta in sé è fortissima. Tra l'altro in Modern si giocano comunque mazzi con 4 per molto presenti. Quindi, eh, pur facendolo la, la prima volta, quindi tappiamo mana, nominiamo una carta. Eh, la un giocatore. Rivela eh, la sua mano e scarta tutte le carte di quel nome con quel nome, ehm, che è molto forte. E possiamo tranquillamente azzeccare il, il, una carta anche solo la prima volta, no, senza vedere la mano avversario. La cosa interessante è che puoi farla anche su te stesso, quindi è un attivatore di Dredge. Perché io posso fare un demognetto: dire Demognetto, ho uno o due demonietti in mano, li scarto. Eh, ho già fatto una partenza buona. Però ha un altro effetto ancora, voi direte. Cavolo, cioè ha tanti usi questa carta. E in effetti li yeah, ha, sì, ed è molto forte. E flashback sacrifichiamo una creatura, quindi per Dredge è perfetto. <ride> Dredge in questo momento in Modern è giocato? No. È palesemente so è sottodimensionato. Non se lo caca nessuno. È... È, sono uscita la Santifiers e Back. Endurance, quindi tante carte che comunque danno tanto fastidio a, a Dredge e che sono difficilmente editabili. E quindi una carta di questo tipo potrebbe ridare smalto a quei mazzi. Si potrebbe giocare anche in altri mazzi? Sì, assolutamente sì. E sarebbe interessante vedere uh, che uso si potrebbe fare di questa carta. Su questa carta ho dei dubbi, quello lo dico già, vedete che è forte, molto forte, però secondo me ci può stare. Secondo posto, Rishadam Port. Allora, uh, la strategia di non far giocare l'avversario piace. Piace a chi la gioca. <ride> piace a chi la gioca, poco a chi la subisce. Però... Rishadan Port eh, sarebbe una carta molto carina. Perché potrebbe ridare vita, per esempio, un archetipo tipo Goblin con le fiale. Perché è molto forte in, in, um, in generale fare una partenza tipo Rishadan fiala. Perché noi di secondo turno potremmo fare eh, tappo di Rishada alla tua terra, in upkeep. E caricando a uno la fiala, faccio il mio drop a uno. E di conseguenza così i turni successivi. Quindi sarebbe una strategia veramente forte. Però non OP. Perché facciamo, facciamo anche uh, mente locale? In questo momento in Modern ci sono diverse Spella Zero. Quindi anche il fatto di tappare le Terre non è che implica che l'avversario non possa fare uno Sweeper per il nostro board. Può fare tranquillamente Fury esiliando una carta rossa. Uh, se giochiamo Goblin, potrebbe essere legale anche in qualche controllo, forse, uh, o in qualche mazzo semi-lock. Control semi-lock col nero. Um, la carta non la vedo P in Modern. Non vedo perché dove, dovrebbe essere OP. Tra l'altro, è un formato mo, eh, a base creatura, quindi il modder. Quindi tappare le terre non la vedo una cosa così OP sempre. Assolutamente. Tra l'altro, tappano due mana comunque. Allora, al primo posto, Lotus Petal. Allora, forse qua ci sarà qualcuno che si starà rivoltando sia nella tomba che nel letto che nel, nella sedia da PC. Eh, però l'Autospettal, ragioniamoci. Allora, l'Autospettal ci dà, è una spela costo 0 che ci dà un mana una volta sola. Eh, è così forte? Allora, Mox di cromo è bannato perché eh, esilia, quando entra in gioco esiliamo una carta dalla nostra mano colorata, e ci dà un mana sempre. Quindi quella è, è vero che fa meno 1 però, eh, cioè facciamo due carte, però aggiungiamo mana per tutti i turni, quindi lo, lo capisco che sia molto molto forte. Ehm... Questa invece ci dà mana one shot. Quali mazzi ne abuserebbero in maniera incredibile? Magari mazzi a base artefatti, magari mazzi combo, magari. Però non è, A me non sembra una carta che la guardi e dici. Boy, modern è ingiocabile. È un acceleratore che ti dà mana una volta sola in più, e basta. Allora, sono molto... Questo primo posto ha sorpreso anche me Nel senso che quando ci ho ragionato ho detto In effetti, secondo me, potrebbe essere giocabile e, mm, Potrebbe dar vita a qualche combo troppo veloce Questo lo ammetto ehm, Però, secondo me, potrebbe anche starci Ripeto, potrebbe anche starci Sto cercando di ragionare eh, su vari aspetti Ehm... In Modder, per esempio, è bannata la, la scimmia spirito guida. E questa carta oggettivamente è, è, è più forte in teoria. Perché può essere counterata. Cioè, se l'avversario fa calice a zero, ce la countera, per dire. Invece, la scimmia no, per dire. Però, allora, io sono sincero. Lotus Petal lo vorrei vedere. Poi magari, ripeto, eh, la bannerei. Do, dopo che l'ho testata. Però. La vorrei vedere. Perché secondo me, i mazzi a base artefatto sono molto sottodimensionati. E, e questa carta qua potrebbe aiutare a qualche combo che è in disuso. Quindi, perché no? Eh, un mazzo controllo non giocherebbe mai lo Spetal, Perché non ha non ha mh, nessun vantaggio nel giocare lo spetal, ovviamente, perché. Contro non vuole fare meno 1 di risorse Per accelerare una volta sola I midrange anche C'è cioè un mazzo midrange come Jund Per esempio perché dovrebbe giocare l'Otus Petal mm, Per fare il Tarmo di primo Facendo meno 1 di risorse Non ha senso e, mm, Lo giocherebbero solo i combo Solo i combo in realtà probabilmente Oppure qualche mazza base artefatto Quindi un, un Affinity O mazzi di quel tipo Allora siamo giunti alla conclusione di questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, diteci qui la vostra assolutamente e niente, seguiteci su tutti i social perché siamo attivi ovunque. Uh, un saluto e un abbraccio a Amici Sofrotus e alla prossima, ciao!